Aldo è rimasto parecchio tempo, per di più di 30 minuti, a vedere la primavera in piazza Firenze, sì, in questo luogo dove per me è salubre la vita, non l'aria, la vita. Ecco, devo dire che sta passando il Tranlungo, il 14, eccolo di fronte a me, che va al cimitero. È monumentale, ho detto giusto. Guardare il tram come avvolto da pubblicità. L'importante è viaggiare, muoversi, muoversi. Guardo quest'altra primavera, anche là di fronte, il giallo, il mio colore preferito, dove io vivo attimi di primavera in questo mese di marzo nella mia città. Ma devo dire che oggi mi trovo, come ho detto prima, in piazza Firenze, è una zona abbastanza signorile. Poi vi chiedo di più, dove potrei andare successivamente in questo momento. E io decido io perché la città è tutta mia nel mese di marzo, perché finora, essendo arancione scuro, posso girare nel mio comune anche dedicandomi al lavoro, alla salute e alcune cose che devo fare di necessità. Posso viaggiare in questo grande comune in zona arancione, non spostandomi dalla mia città. Alberi secchi, tra poco tutto germoglia qui, Piazza Firenze, quanti bus, quante belle macchine, quanto movimento c'è, quanta vita, e colgo questo attimo di vita tra un germoglio e l'altro. Aldo vi saluta. Ecco un altro tram lungo con la pubblicità. Bellissimo, sono salito prima su quel tram lì. Mi richiede un via vai che mi porta, come il mio essere, ha un indirizzo lungo del vivere su quel tram lungo. Chissà perché mi mormora una suggestione particolare, ricordare com'erano i tram di una volta e quanta gente adesso che può sussistere seduta tranquillamente nel tram, mantenendo in questo periodo il 50% di posizione approvata. Ecco qua sono in piazza Firenze, basta, non lo ripeto più. Ora mi incammino verso un'altra zona di Milano per esplorare la mia città. In questo periodo è mia perché mi sono appropriato di questo benessere che posso avere in questo mese di marzo per conoscere Milano.